Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre invito a schiacciare un like, condividere e commentare. Lo volete un consiglio di un film che è una commedia tragicomica? Sto dicendo che cosa significa una commedia tragicomica? Beh, una commedia tragicomica è quello che ho visto con Fabio Troiano, Vittoria Schisano, Nati due volte del 2019, lo trovate incluso in Prime e mi è piaciuto molto. È un film LGBT che però non marca la mano sul mondo LGBT, con un cast corale attorno alle parti di Pannofino oppure di Gabriele Cirilli, che mi ha stupito perché fa una parte seria di un frate, di Umberto Smaila che fa un cameo che è al di fuori di tutti quanti i suoi stereotipi. Mi è piaciuto veramente la storia di Teresa, una ragazza che alla fine degli anni 80, nell'89, decide di lasciare la società Foligno perché ha dei problemi con se stessa, problemi relazionali con la comunità, non è accettata dalla famiglia perché ha un problema di accettazione alla propria identità di genere e va via, va a Milano. Dopo oltre 20 anni muore la madre e Teresa non è più Teresa, ma è Maurizio, che deve tornare a Foligno perché è morta la madre e deve occuparsi del lascito della casa che era della madre. Delle situazioni tragicomiche dove all'inizio nessuno lo conosce, ma lui conosce tutti quanti, e ci sono delle situazioni veramente tragicomiche in cui una persona transessuale, sia F2M che M2F, si ritrovano giornalmente dai documenti, il nome ufficiale, il nome cambiato, le carte, le sentenze, ma non solo questo, anche gli stereotipi, i preconcetti, i pregiudizi delle persone. È molto interessante come film, a me è piaciuto tanto. Non dura neanche tanto, non dura neanche 1 ora e mezza. È molto veloce, molto rapido, molto fruibile ed è in alcuni tratti dolce, in alcuni tratti amaro, in alcuni tratti si ride e in alcuni tratti ti arrabbi per come certe persone identificate nei personaggi affrontino una determinata tematica. Quindi io vi consiglio Nati due volte con Vittoria Schisano e Fabio Troiano, voto 5 stelle su 5, lo trovate su Prime Video. Io vi ringrazio. Vi invito nuovamente a schiacciare un like, condividere e commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!